AMG On The Road, percorsi alternativi. Ben ritrovati, siamo in onda con ANG, il Radio Lazio, Young People On Air. Siamo qui con Corrado Carnevale, rapper di Cassino che vive ormai in pianta stabile al Pigneto, nome d'arte 1989. Quindi io direi, partiamo con una piccola domanda, perché 1989? Allora, buonasera a tutti. 1989 è un nome, tra l'altro, un nome d'arte che ho scelto da poco, ho cambiato da poco. All'inizio mi facevo chiamare Funky D, in realtà per una decina d'anni mi sono fatto chiamare Funky D, che era il classico nome da rapper anni 90, diciamo, che però poi passando avanti nel tempo ho iniziato a pensare che non fosse più tanto adatto, diciamo, al mood di musica che facevo adesso. E 1989 mi ricorda un po', mi richiama un po' alla memoria 1984, un ambiente distopico, diciamo, e in più è il mio anno di nascita. Poi lo ritengo, diciamo, un anno di legato alla rinascita, sai, il muro di Berlino, la caduta del muro di Berlino, e quindi ho scelto di utilizzarlo, diciamo, come nome d'arte. Quindi, Corrado, io ho saputo che tu hai una storia particolare, magari raccontaci un po' come hai iniziato, qual è stato il tuo approccio con la musica, che tipo di musica fai, se hai un gruppo in questo momento. Cioè, allora, raccontaci anche come, cioè, quali sono state le evoluzioni nel corso. Allora, io ho cominciato, sì, come dicevo, una decina di anni fa a scrivere, tra virgolette, per gioco, meno seriamente. Facevo rap classico, ho sempre fatto rap su basi, ho preso lezioni di batteria per un periodo prima che iniziassi a fare rap, diciamo il mio approccio alla musica però serio è stato sempre col rap. Poi piano piano negli ultimi anni ho messo su anche un gruppetto con gli strumenti musicali che si chiama Pippo Baudo Lost in Time, anche questo è un nome che abbiamo è venuto da una serie di idee del gruppo, dell'immaginario che volevamo dare col gruppo, nel senso che richiamiamo un po' gli anni 90 anche nel vestiario, nello stile musicale, quindi abbiamo voluto omaggiare quello che per me è stato il più grande presentatore di quel periodo degli anni 90 e l'abbiamo messo in uno dei videogiochi cult degli anni 90 che era Bugs Bunny Lost in Time, non so. Ah, bellissimo. Quindi abbiamo fatto questa sorta di mashup tra Pippo Baudo e Bugs Bunny Lost in Time. Cioè, e facciamo, diciamo, un genere assimilabile al funk col rap, ma anche influenze rock, alcune influenze pop, diciamo che non abbiamo proprio un genere di riferimento, facciamo un po' quello che ci passa per la testa. E come ti approcci alla scrittura della tua musica? Cosa ti ispira? Cioè, da cosa ti lasci magari ispirare? Allora, diciamo che nella prima parte del mio percorso di scrittura, diciamo, tendevo più a guardarmi dentro. Quando scrivevo parlavo dei miei stati d'animo interiori, della mia condizione interiore, erano un po' più introspettivi i testi. Successivamente ho iniziato, da quando ho iniziato a lavorare, diciamo, in un'azienda, in un ambiente che non soddisfaceva quello che erano, tra virgolette, i miei bisogni, mi sentivo un po' chiuso, in una sorta di gabbia, diciamo. Ho iniziato a parlare dal punto di vista di questa gabbia, tra virgolette, a guardare quello che avevo attorno, quindi parlo molto di più, tra virgolette, di quella che è la società. Che è un classico stereotipo dei rapper, diciamo, che però secondo me è un'espressione, almeno dal mio punto di vista, è più un'espressione del ceto medio. Cioè, io parlo più di quello che è il ceto medio, quello di cui faccio parte io. Tutte le incongruenze dello stile di vita del ceto medio, cioè la routine del lavoro, la routine dell'esistenza, una sorta di vita prestabilita a tappe. Che guardano più o meno appunto un'analisi di quello che è l'ambiente che attorno, se per sé. Secondo te è importante la lettura? Cioè un certo tipo di cultura personale? Secondo me sì, nel senso che comunque se ti esprimi e parli ma dipende anche qual è il target a cui ti vuoi rivolgere, diciamo. Però il rap, essendo fatto principalmente, cioè essendo costituito da parecchi versi, parecchie parole, esprimendo molti concetti, magari esprimerli, avere una padronanza, diciamo, un po' di tutto, del lessico, dell'italiano, del linguaggio, diciamo che gioca dei punti a favore se li padroneggi bene. Quindi sia la lettura è importante
da quel punto di vista, perché ti dà magari una maggior padronanza proprio dell'italiano. E poi è importante anche come fonte di ispirazione. Secondo te, allora, quali sono i temi importanti nel rap? Cioè, di che cosa si parla maggiormente? Nel rap, da, diciamo, quello tra virgolette classico, dalle origini, effettivamente si è sempre parlato di una sorta di sensazione di emarginazione, che comunque, vuoi o non vuoi, continua ad essere il tema principale anche un po' nel trap, cioè dell'espressione più moderna, della deriva, tra virgolette, più moderna del rap. Quindi fondamentalmente è quello, anche se poi non è che si debba per forza parlare di odio verso la società, nel senso ci sono rapper che raccontano anche storie diverse nei loro testi. Non so, chi inizia magari a fare rap lo fa per tirare fuori qualcosa che magari a parole non riesce, o con altre forme di espressione non riesce. E di base questo sentimento magari è sempre la rabbia, no? Cioè, quello principale, certo, è la rabbia. E se ti dovessi chiedere qual è il verso di una canzone che ti racconta meglio, quale ti viene in mente? C'è una frase famosa di Tom Waits. Ah, perché no? C'è un po' una frase che non mi ricordo dove disse, forse in un'intervista, che disse: preferisco un fallimento alle mie condizioni che un successo alle condizioni altrui. Allora ti faccio veramente una domanda finale, proprio, che racchiude secondo me una cosa molto importante di questa intervista di oggi. Cioè, secondo te, cosa serve secondo te per essere un musicista oggi? Quello che serve a qualsiasi artista, secondo me, una certa dose di incapacità di esprimere determinati stati d'animo, determinate idee in un modo diverso rispetto all'arte, diciamo. Per me fondamentalmente chi fa musica non ha ha semplicemente delle necessità di esprimere un qualcosa attraverso una forma d'arte, che sia il rap, che sia suonare la chitarra, che sia il dipingere un quadro o fare un film. Fondamentalmente è questo. Grazie. E adesso che fai? Ci canti qualcosa? Se vuoi, sì. C'ho qualcosina, l'ho preparata, quindi. Che ci fai ascoltare? È un pezzo che ho estratto dal mio ultimo EP, che è uscito a maggio, e si chiama Il culo del mondo, il nome del pezzo. Okay. Si chiama così. Grande, dai. ANG Radio Lazio, Young People on Air. Yes, yo, per ANG Radio Lazio, Young People on Air. Yes, yo, vengo a ristabilire l'ordine. Caccio taglie, taglia gole, cacciatore da Douglas Mocky. Mandami i testi della tua discografia, riscrivi versi e poi prendo rima come per magia. E non è tanto per i contenuti, è che non imparate, non comunicate, né per sottovoce, non è che vi manca un dottorato in lettere, vi manca il primo giorno di scuola quando si impara a leggere. Non basta lavorare presso te stesso, non serve l'università della vita, dai retta a un testo, non basta vestirsi fusion, il tuo cash, non ti scrive il testo, non basta cambiare posto con location, fare la parte del depresso a un breath, ma tu te stesso vai a spasso dentro i vari social network. Piango di notte come lupi, che prendo tempi cupi, che ho scoperto del ritorno in auge, ma sì, se fosse vero avremo un basso medioevo, su domani con pendice rota al posto dei templari. Cazzo, è vero, è già così, almeno spero nel domani una crociata degli MC a farvi schiavi. Io non voglio, ma discuto con gli esercizi, discuti i vostri figli, nemmeno tanto i mezzi. Purtroppo un po' lavoro, ma ogni tanto scrivo testi, non guardo la TV, ma ogni tanto vedo Netflix. Brucio la punta della penna con il fuoco e poi incido rime sopra il culo del mondo. Se brucio la punta della penna con il fuoco e poi incido rime sopra il culo del mondo. Incido rime sopra il culo del mondo. Se incido rime sopra il culo del mondo. Incido rime sopra il culo del mondo. Se questi rapper sono marionette nelle mani del mercato, le stesse mani che si fanno le pugnette sopra i rapper. Che cazzo c'ho un conato, sono né famoso né pagato. Questo disco è l'ennesima occasione che ho mancato. Io non sono né famoso né pagato, no, ma dammi un palco e non mi fatto, resto soddisfatto pure il vicinato. Se c'hai le palle a terra, questi quattro cantatori, dammi un foglio bianco e ti solleverò i coglioni. Yes, yo. Sempre per ANG in radio, Lazio, Young People on Air. L'ho detto bene. Yes. ANG on the road.
percorsi alternativi.